serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del pallone, la domenica calcistica di TV6, Serie C e Serie D nel menu. Vi dico già subito che insomma oggi non c'è, in questa domenica, un abruzzese vincente che porta a casa i tre punti, perché se la Serie D, per chi ci ha seguito questo pomeriggio, insomma è andata come è andata, anche in Serie C brutte notizie, perché si è conclusa da poco la gara di Castellammare di Stabia tra Cavese e Teramo. Ha vinto la Cavese 1-0, gol di Matino al 58esimo su colpo di testa, assist di Nunzio Di Roberto. Ne parleremo nell'ultima parte di questo Abruzzo del pallone. Saluto Andrea Costantini in redazione. Ciao Andrea, che oggi... Ciao e buon pomeriggio. No, buon pomeriggio, il pomeriggio è passato, buonasera. Buon tardo pomeriggio. Sì. Che oggi ci ha raccontato il derby, sì, Avezzano Notaresco, e allora noi abbiamo un rappresentante per parte del derby che ci ha raccontato questo pomeriggio. Innanzitutto il tecnico dell'Avezzano, Antonio Mecomonaco. Ciao mister, ben ritrovato. Buonasera e grazie per l'invito. Grazie ovviamente a te per averlo accettato. E poi il difensore del Notaresco, Marco Pomante. Ciao Marco. Ciao, buonasera a tutti. Oggi è terminata 1-1, ma poi vedremo che con i risultati tutto sommato il Notaresco può sorridere comunque, perché alla fine si ferma anche il Matelica, che anzi l'aveva quasi persa la partita. È riuscita a pareggiarla nel finale con il gol di Pupeschi. Saluto già in regia Maurizio Daguì, anche tutta la squadra tecnici e giornalisti di TV6. Andiamo con le schermate, partendo dalla Serie C, però, perché sono tutti finali, ovviamente tranne Sicula Leonzio Catanzaro, non fosse altro che si gioca domani pomeriggio. L'anticipo era stato quello di Rende Vibonese 1-1, Monopoli Ternana questo pomeriggio 0-0, il big match terminato 1-1 tra Regina e Bari, vantaggio di Denis per la Regina, pareggio di Marco Perrotta nel finale per il Bari. E la Virtus Francavilla batte 2-0 la Paganese, Viterbese batte Catania 2-0. Poi le partite delle 17:30. 1-1 tra Avellino e Picerno, come detto la Cavese batte il Teramo 1-0, Potenza Bisceglie 1-0, Rieti Casertana 1-0. Domani pomeriggio, come detto, alle 14:30, Sicula Leonzio Catanzaro. Vediamo la classifica del girone C. Si chiude una settimana con tre impegni. Il Teramo, dopo tre vittorie consecutive, incappa in una sconfitta, ma rimane a 34 punti in classifica, a meno 10 dalla coppia Monopoli-Potenza. In testa c'è sempre la Regina, 47 punti per Bari e Ternana, che hanno pareggiato entrambi, ovviamente il Bari con la Regina, e poi via via tutte le altre fino al Rieti, che nonostante la vittoria resta all'ultimo posto, anche perché ha quel fardello di 5 punti di penalizzazione in classifica. Serie D, girone F, vediamo i risultati della 21esima giornata di campionato. Atletico Porto Sant'Elpidio San Giustese 2-1, pari come detto tra Avezzano e Notaresco 1-1, Matelica Fiuggi 2-2, stesso punteggio tra tante tra parecchio rammarico per il Giulianova a Montegiorgio 2-2, altro tonfo clamoroso del Chieti, che dopo lo 0-5 rimediato sabato scorso con il Porto Sant'Elpidio prende altri 5 gol questo pomeriggio al Civitelle di Agnone contro l'Agnonese. Peraltro oggi era anche la giornata del ritorno di Alessandro Grandoni sulla panchina neroverde, ma è andata malissimo. Pineto Vasto Girardi 1-1, Recanatese Cattolica 1-1, Tolentino Jesina 2-1, il Campobasso vince anche a Vasto 0-1 e continua una rimonta prepotente. Vediamo la classifica, ovviamente comandata sempre dal Notaresco a 50 punti, ma Telica 42, ma attenzione perché il Campobasso approfitta dei pareggi di entrambe, si porta a 41 punti, scavalca la Recanatese che rimane a quota 40, 34 punti per il Pineto che chiude la griglia playoff, ma attenzione perché l'Agnonese ha meno 1, 33 punti, 31 per il Montegiorgio, 30 per la Vastese, 29 per Fiuggi e Vasto Girardi, 26 per Atletico Porto Sant'Elpidio, 25 per il Tolentino, 21 per il Giulianova, 20 per la San Giustese, 17 per il Chieti, 16 per l'Avezzano, 15 per il Cattolica, 12 per la Jesina. Flash prima di iniziare a vedere proprio partire da Avezzano Notaresco, che partita è stata per la parte bianco-verde e poi ovviamente per la parte rosso-blu, mister, che partita è stata? Una partita sicuramente difficile contro una squadra
forte, una squadra che sta disputando un campionato straordinario che magari nessuno si aspettava all'inizio del campionato. Giocare contro queste squadre, sono squadre umili che corrono sempre, non lasciano niente al caso, è sempre difficile. E poi la classifica lo dimostra chiaramente, il Notaresco è avanti di 9 punti, sono tanti davanti. Al Matelica, Campobasso, 8 punti, che, 9 sul, sì, sul Campobasso, no? E quindi insomma sta disputando un campionato, ripeto, molto molto buono. Noi abbiamo fatto secondo me una buona partita, magari ecco con un pizzico di fortuna potevamo anche vincere, però nel calcio devi accettare quello che è il verdetto del campo, quindi andiamo avanti, il morale insomma va meglio, all'interno della squadra c'è più serenità, alla fine della partita comunque non dico che eravamo felicissimi, però comunque c'era un umore diverso e quindi noi dobbiamo continuare a lottare fino alla fine, anche perché adesso anche con i nuovi innesti secondo me ci potranno dare una mano, secondo me possiamo comunque lottare fino alla fine e sperare di portare in salvo questa squadra. Marco, il lapsus prima del mister 9 punti era perché forse effettivamente ci poteva anche stare, perché fino all'ultimo minuto il Fiuggi è stato in vantaggio a Matelica, però questo è un pareggio che tutto sommato fa rimanere congelato le prime due posizioni a livello di distacchi e c'è una partita in meno da giocare. Sì, quello sicuramente, vai a vedere il risultato anche delle altre, sinceramente non è cambiato nulla, solo il Campobasso, come detto prima, ha vinto a Basto, ci ha recuperato 2 punti, però tutto sommato oggi è stata una giornata positiva, non tanto positiva per la prestazione perché non abbiamo giocato benissimo, però secondo me per colpa dell'Avezzano, perché a me mi ha fatto una grossa impressione, si vedeva che era una squadra che ha bisogno di punti, una squadra cattiva, aggressiva e ci ha messo un po' in difficoltà, però noi come in tutte le partite dalla prima giornata sinceramente difficilmente prendiamo sotto gamba una gara, difficilmente sottovalutiamo una squadra perché questa è la nostra mentalità, sappiamo di non essere, di essere primi in classifica, però sappiamo anche di non essere la più forte. Però se giochiamo con determinate caratteristiche, sinceramente, possiamo stare lì in alto fino alla fine e speriamo di rimanerci. Oh, intanto grazie a tutti quelli che ci scrivono, Amelia pare si sia ridimesso, oddio, questa non lo so adesso, magari la verifichiamo per quella che oramai sta diventando una barzelletta. Andrea, prima di venire da te io direi di vederci il tuo servizio, allora, Avezzano, Notaresco 1-1, Andrea Costantini. Più Avezzano che Notaresco, e questa è l'estrema sintesi del derby del De Marsi che finisce in parità 1-1, primo tempo equilibrato, il secondo di decisa marca bianco-verde, ma la squadra del patron Gianni Paris continua a pagare i problemi in zona gol, gara sottotono per la capolista che ha di che consolarsi per i pareggi di Recanatese e Cattolica. I tifosi di casa spronano la squadra, meritateci, è lo striscione degli ultras. Nell'Avezzano torna in panchina il tecnico Meco Monaco dopo 2 turni di squalifica, ma deve rinunciare agli appiedati Fanti, Masini, Magri e Agate. Subito in campo poi i 2 freschi innesti, il portiere Patania, ex Vastese, e il centrocampista Coppola, debutto rinviato per l'attaccante romeno Ciolacu. 4-2-3-1 con Di Curzio centravanti. Nel Notaresco, seguito da 150 tifosi, squalificati Sansovini e Mele, fuori gli acciaccati Marcelli e Fagioli, Vagnoni ritrova in difesa Pomante, unica novità rispetto all'11 Vincente Diesi. Si parte a ritmi decisamente bassi, timide proteste dei padroni di casa per il contatto di Stefano Di Curzio al secondo minuto, ma la realtà è che i due portieri sono spettatori non paganti nella prima mezz'ora. Per la prima vera emozione bisogna attendere il 32esimo con la potente discesa di Stivaletta, Patania respinge il cross, Romano raccoglie, controlla e conclude, ma l'estremo marsicano si riposiziona e sventa. Invece alla prima opportunità a passare l'Avezzano al 36esimo sugli sviluppi di un calcio piazzato e al culmine di un vero e proprio tiro al bersaglio. Scotti si oppone alla grande a Brunetti, Siragusa e Manuel Cancelli, ma nulla può sul quarto tentativo ancora di Brunetti. Avezzano in vantaggio col primo gol del suo difensore centrale, ma la gioia dei tifosi di casa dura neanche 5 minuti perché al 41esimo Di Stefano fa partire un traversone forte e teso sul secondo palo, puntuale la vuole mancina di Niccolò Cancelli, palorete che vale l'1-1, che è anche la seconda marcatura in campionato dopo l'Eurogol col Chieti. Ad inizio di ripresa subito pericoloso l'Avezzano in 2 circostanze, nei primi 2 minuti, prima la volata di Manuel Cancelli il cui sinistro toccato da Ghiani va fuori a fil di palo e sugli sviluppi del successivo corner Brunetti va vicino alla personale doppietta. Ancora Avezzano al 9° palla in verticale di Coppa.
trappola per Di Curzio che in corsa, pressato da Pomante, spara fuori. Stesso epilogo per il sinistro di Di Giacomo, imbeccato da Kras al 15esimo. Rabbeni ruba palla a Di Stefano, avanza, converge, ma anche questa conclusione è imprecisa. Un minuto dopo Rabbeni scarica per Manuel Cancelli, destro potente ma alto. Bonavezzano ma poco cattivo e convinto in zona gol. Vagnoni vede che qualcosa non va, inserisce Raffaello per Stivaletta. Il neo entrato ha subito un discreto pallone recapitato da Liguori, ma lo sciupa. La gara si reincanala sui binari del perfetto equilibrio al netto della girandola di cambi e non accade più nulla fino al 40esimo. Spunto di un ottimo Manuel Cancelli e autopalo di Salvatori. L'Avezzano ci crede di più e nel terzo di 4 minuti di recupero all'ultima chance, ma Scotti abbassa la saracinesca e salva un punto che è prezioso per la prima della classe e che invece fa poca classifica per la squadra marsicana che resta a più uno sulla zona retrocessioni. Mister, alla luce della prestazione, specie nella ripresa, è un punto guadagnato. Sì, perché è diventata poi una partita che non si spegneva mai. L'Avezzano è una squadra di grande fisicità, è una partita di seconde palle, peccato per il campo, però dovevamo fare per forza questa partita e secondo me hanno avvantaggiato un po' loro perché è una squadra fisica, attaccavano il rimbalzo, la seconda palla, è venuta fuori una prestazione nostra non brillantissima, invece l'Avezzano ha fatto una buonissima gara, ma credo che il pareggio, al di là del palo, alla fine loro, credo sia un risultato giusto. Troppi errori tecnici su questo campo, era impossibile fare di più o ci avete messo insomma del vostro? No, mi sembra che ogni volta che abbiamo messo palla a terra abbiamo fraseggiato discretamente. Il gol che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto su un'azione in uscita esterna sulla destra, molto bene in manovra, quindi abbiamo visto il campo e da Chitto abbiamo secondo me rinunciato troppo a giocare e abbiamo badato soprattutto alla concretezza dove l'Avezzano è stato in questo senso molto più bravo di noi. Non prendiamo la scusante del campo, ma ci siamo adattati e forse loro meglio di noi, visto che si allenano tanto su questo campo, e quindi forse il secondo tempo ci hanno messo di più nella nostra metà campo, ma dovevamo essere più bravi quando ripartivamo negli uno contro uno a far valere la Supercoppa Domenica. Subentra nell'inconscio la gestione del vantaggio, può esserci questo discorso? No, siamo di qui con grande umiltà, ma siamo venuti per vincere, perché non siamo una squadra che può gestire niente, dobbiamo attaccare la partita qualsiasi essa sia e non siamo una squadra così esperta che può gestire un vantaggio così importante. Siamo 17 under e 5 over, torno a ripetere, non voglio offendere nessuno, ma siamo una squadra intrusa in queste 3-4 che erano partite per vincere il campionato, poi abbiamo fatto un trend di partite. Quando vinci 11-12 partite di fila è normale che ti metti davanti, certo che adesso l'obiettivo è diventato quello perché siamo lì, mancano 13 giornate e dobbiamo attaccarlo con tutte le nostre forze a tutti i costi, però poi vengono fuori anche queste prestazioni che non sono brillanti, però già non perdere queste partite è importante. Oh, già non perderle è importante, torno dal mister prima di andare da Andrea, perché effettivamente mister, quello che abbiamo visto, non ce ne voglia Marco il Notaresco, ma oggi abbiamo visto veramente dalle immagini un Avezzano che ha ritrovato quello spirito, quell'anima che probabilmente chiedevano anche i tifosi con lo striscione. Sì, ma io capisco i tifosi che sicuramente meritano molto di più del campionato che stiamo facendo, però purtroppo nel calcio capitano queste annate e quando capitano devi essere bravo perché poi diventa pericoloso, ripeto, giocare ad Avezzano non è facile perché comunque la tifoseria è molto esigente e quindi i nostri ragazzi soffrono un po' questo, però devo dire che da quando sono tornato noi abbiamo fatto ottime prestazioni perché abbiamo fatto una buonissima partita a campo basso, anche domenica col Vasto Girardi secondo me non meritavamo di perdere la partita perché avevamo avuto tante occasioni soprattutto nel primo tempo. Oggi c'era, ho visto i ragazzi avevano voglia di fare bene, poi sai, arriva la prima in classifica, la concentrazione è altissima e vengono fuori queste prestazioni che qualitativamente forse non è stata una partita bellissima, però abbiamo vinto parecchi duelli, parecchie seconde palle, insomma qualche occasione l'abbiamo avuta, quindi secondo me questa partita abbiamo preso il punto, cioè ci accontentiamo,
però insomma è un peccato non averla vinta perché era nelle nostre corde oggi, diciamo, ecco. Poi è normale che dobbiamo accettare, ripeto, sempre il verdetto del campo. Ti giro questa domanda rapidissimamente perché non è la prima che ci arriva dallo stesso tenore, ma com'è possibile giocare su un campo del genere? Effettivamente di verde c'è ben poco. Purtroppo ad Avezzano a livello di strutture non siamo messi bene. Il presidente sta facendo tanti sacrifici nel riparare, insomma, al mercato di dicembre, aggiustare questa squadra. Andiamo ad allenarci su altri campi dove comunque bisogna pagare. Stiamo facendo tutti i sacrifici, è normale che qualche volta dobbiamo allenarci su questo campo e tra l'altro giocano pure altri su questo campo, quindi non è facile tenere un manto erboso buono se ogni domenica e se durante la settimana ci si allena, però la realtà è questa, dobbiamo superare pure questo handicap, se handicap lo possiamo chiamare. Certo. Andrea, grande pomante, complimenti a tutti oggi, grande Scotti, buon punto oggi ad Avezzano. Andrea, innanzitutto ti arrivano i saluti della famiglia Deramo. Beh, grazie, li ricambio perché insomma... Che immagino tu abbia incontrato questo pomeriggio. Conosciuto il padre quando Michael era ad Avezzano e insomma Michael sta facendo bene in Lega Pro a Ravenna, quindi spero che possa crescere ancora di più. Oh, raccontaci un po' questa partita. Ma è stato un primo tempo molto brutto, giocato a mio avviso nel vederla con occhi esterni, appunto abbastanza sotto ritmo. Poi ci sono state quelle fiammate alla fine del primo tempo. Nel secondo tempo invece l'Avezzano ha preso in mano le operazioni, ha fatto meglio. Ecco, come ho detto nel servizio, si vede la mancanza di un centravanti e soprattutto si vede la mancanza di cattiveria negli ultimi 16 metri, perché l'Avezzano a un certo punto arrivava con grande facilità nell'area del notaresco, però poi al momento del tiro qualcosa non andava per il verso giusto, molta imprecisione. Scotti ha fatto quegli interventi sul gol di Brunetti e poi ha fatto l'intervento alla fine in mischia. Tutte le altre conclusioni sono andate fuori dal bersaglio grosso e c'era la possibilità di inquadrarlo. Male l'Avezzano negli ultimi 16 metri e manca un attaccante. Lo abbiamo già detto, dopo che è andato via Marco Gaeta, il presidente Paris ha portato tanti giocatori che sono mezze punte, esterni, seconde punte, ma nessuno che avesse le caratteristiche da uomo d'area di Gaeta, e questo è un errore. Ora si aspetta di vedere il rumeno Ciolacu, io non lo conosco, sappiamo, abbiamo visto che ha giocato nel campionato di Singapore, ha giocato nel campionato georgiano, ovviamente in quello rumeno, però è un oggetto misterioso che dobbiamo ancora conoscere. Se lui porterà in dote dei gol e cattiveria sotto porta è un conto, altrimenti per l'Avezzano è difficile risalire avendo questa batteria di attaccanti, parere personale. Mister, te lo conosci questo ragazzo Ciolacu, hai buone referenze? Beh, è normale che è un ragazzo che non conoscevamo, almeno io non conoscevo. Un ragazzo che è venuto ad allenarsi con noi, l'abbiamo, diciamo, valutato in settimana e abbiamo ritenuto opportuno tesserarlo perché ci sembra un giocatore che ci possa dare una mano. D'altronde oggi andare a trovare attaccanti liberi penso sia molto difficile, oppure giocatori che dai professionisti accettano di venire a giocare ad Avezzano con una situazione di classifica deficitaria non è facile. Allora abbiamo optato per questi giocatori che secondo me sono validi, ovviamente poi sarà il campo a dirlo, però insomma dalle prime impressioni vediamo che questo ragazzo ha delle qualità, poi è normale che dobbiamo vederlo in partita. Bisogna lavorarci anche, probabilmente. Certo. Ti scrivono oggi su tutti due ragazzi molto interessanti, Manuel Cancelli e Di Giacomo. Sì, ma sono due giovani che io conosco benissimo. Di Giacomo ormai è un ragazzo conosciuto in questa categoria perché non è il primo anno che lo fa. Cancelli è un 2001 che ha grandi potenzialità, sono contento per loro, però insomma oggi mi sembra che la prestazione l'hanno fatta un po' tutti e quindi
devo dire, insomma, bravi a tutti. A proposito di Cancelli, l'altro, il vostro Marco, oggi gran gol, ma stupenda palla di Di Stefano, veramente un asse importante, vero? Sì, 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 ha fatto Di Stefano, questo mi sa il quarto e il quinto assist che fa. No, sono dei giocatori importanti, ma come tutto il pacco under che abbiamo, perché questa è la nostra forza, perché come ha detto il mister nell'intervista, noi abbiamo 17 under, ma uno più forte degli altri. E questo è grande merito, va alla società, perché vuol dire che in passato ha lavorato bene con il settore giovanile, adesso si stanno vendendo i suoi frutti. Oh, questo messaggio, avete un po' timore che il Campobasso possa arrivare di gran carriera, Marco? Ma l'errore che possiamo fare noi adesso è quello di aver paura o avere l'ossessione di vincere per forza questo campionato. Noi stiamo là dalla seconda, non la seconda giornata, la quinta giornata di andata. E sappiamo che dietro ci sono squadre forti che all'inizio del campionato devono stare al posto nostro. È normale che il Campobasso sta facendo il suo campionato. Paura no. Noi dobbiamo stare tranquilli, Jacopo, perché sinceramente se a fine campionato il Notaresco vince questo girone, il Notaresco fa un grande, sì, grande risultato, e le altre sinceramente fanno un campionato deludente. Certo. Se il Notaresco, speriamo di no, non vince questo campionato, il Notaresco ha fatto sempre una grande cosa, sì, e le altre hanno raggiunto, chi vince al posto nostro raggiunge il suo obiettivo prima. Che era quello di inizio anno. Di inizio anno, noi adesso stiamo lì, è normale che... Come fai a non crederci, è chiaro. Ci dobbiamo credere, ma noi ci crediamo già da 2 mesi che ci crediamo, perché abbiamo visto che abbiamo le possibilità per farlo. Speriamo che le prossime partite noi riusciamo a fare qualche risultato importante, le altre si bloccano, perché nelle prossime 2-3 giornate ci sono dei scontri diretti sia per noi che per le altre, che sinceramente da lì si può decidere, diciamo, il campionato o almeno la griglia finale. Andrea, ti chiedono, io mi sembra di vedere così a prima vista che non ci fosse, se c'era il fallo di mano sul gol dell'Avezzano. Mi pare di no, prima un messaggio da casa volevano sapere se c'era fallo di mano, ma a me sembra di no. Ma dovremmo rivedere l'azione, a me non è sembrato in sede né di montaggio né vedere dal vivo, è stata un'azione piuttosto concitata. Allora, per il telespettatore che ha scritto chiamate Bolami, fateci sapere, per il momento non ci sono novità per quanto riguarda la posizione di Amelia. Questo è quello che vi possiamo dire, però insomma qualcosa sta succedendo per il momento. Però adesso la dirigenza della Vastese non vuole intervenire, perché per il momento ci sono riflessioni, crediamo. Andrea? Su? Sulla Vastese? No, sulla Vastetti, ti avevo interrotto, perdonami. Sull'episodio da Moviola. Dovremmo magari, ecco, se riusciamo a riproporre il gol dell'Avezzano, però io non ho avuto questa impressione. A me non è sembrato, però invece un altro episodio lo ha inserito, vero? Sì, intorno al quinto, sesto minuto c'è stato un contrasto, ma poi in realtà mi è sembrato che Di Curcio si sia proprio lasciato cadere, quindi il direttore di gara ha fatto bene a far correre, a non concedere la massima punizione all'Avezzano. Ok, Marco, uscire da una doppia trasferta senza... questo forse è il gol? Eccolo qua. Allora, dobbiamo vedere, forse non qui, ma qui. Ecco. Poco prima, quando il giocatore che poi va a segnare mette la palla giù. No, a me non sembra. Vero? No, gol regolare, ma non ci sono state neanche le proteste. Figurati se con i giocatori di Notaresco lì, se l'avesse toccata con il braccio, se
insomma, ci sarebbero state grandi proteste. Certo, dicevamo Marco, siete usciti da una doppia trasferta in cui non avevate, non c'eri te per esempio la settimana scorsa, non avevate per due giornate Marco Sansovini, aver scampato con un buon bottino, ecco, questa era forse, noi abbiamo detto le prime 4-5 partite del girone di ritorno saranno fondamentali per vedere, perché se il Notaresco rimane a quella distanza allora può davvero cominciare a pensare in grande. Sì, sì, è normale che... Anche voi avevate fatto questo ragionamento? Brutto sì. Parlare di ragionamento, però... Ma ci sta, però siamo consapevoli che il girone di ritorno, la classifica conta poco perché non c'è nessun risultato scontato. Se vai a vedere oggi la Reganatese ha pareggiato col Cattolica che è penultimo in classifica, il Matelica ha pareggiato col Fiuggio 2 in casa. Il girone di ritorno è un campionato a sé, perché di solito negli ultimi 5-6 anni il girone di ritorno le squadre che si devono salvare fanno più punti di quelle che devono vincere. Noi è normale con la squalifica, ma non tanto la mia, ma la squalifica di Marco, perché Marco per noi è importante per l'esperienza e per l'imprevedibilità che ti dà in mezzo al campo. Settimana prossima si torna in casa contro la Recanatese, peraltro una delle ex squadre del mister. Va bene, andiamo. Insomma, sì. Io voglio fare una chiosa sul Notaresco. Dopo la sconfitta con Campobasso, io penso che a Notaresco avrebbero messo la firma nell'uscire dalle due trasferte avendo riallungato sul Matelica. E Notaresco esce da questa doppia trasferta con un più 8 dopo che anzi mi pare più 9, adesso ho perso un attimo più 8 sul Matelica, più 9 sul Campobasso. Si era arrivati al più 6 del Notaresco, adesso è più 8. Io penso che questo sia un fattore molto molto positivo, intanto perché dice che il campionato è duro per tutti, anche per chi come il Matelica era in un grandissimo momento. Certo, c'è il Campobasso che può fare paura. Campobasso, solo ecco, io non so, Meco Monaco ci racconta magari come l'Avezzano ha strappato quel punto incredibile a Campobasso, per il resto è una squadra in serie di vittorie. Però siccome il campionato è duro per tutti, lo è anche per il Campobasso, e prima o poi questa serie interminabile dovrà fermarsi, prima o poi il Campobasso riperderà, ci sono ancora 9 punti di vantaggio e col Campobasso gli scontri diretti sono già messi da parte. Quindi siccome oggi anche nella dirigenza di Notaresco, oltre al fatto che avevano pareggiato le marchigiane, si guardava molto alla serie C del Campobasso, però è anche vero che il Campobasso ha margini di errore estremamente ristretti, quindi comunque non bisogna abbassare la guardia, bisogna andare a tutta, però mantenendo anche quel pizzico di fiducia, perché la classifica può dare modo di mantenere questo ottimismo. Mi sei d'accordo? Assolutamente. Anche perché sì. chi rincorre poi. Sì, assolutamente. Insomma, il Notaresco ha un buon vantaggio. Ovviamente, come diceva Marco, devono stare sempre con le antenne dritte, perché comunque questo è un campionato dove puoi lasciare punti su ogni campo. Però come lo è per loro, anche per le altre squadre. Quindi ecco, vediamo oggi che il Cattolica pareggia Recanati, il Monte Giorgio vince fino al 96esimo a Matelica, quindi non è facile per nessuno. Per quanto riguarda il Campobasso, il Campobasso è sicuramente una squadra che è stata costruita per vincere, certo. Ha dei giocatori importanti, in sede di mercato ha anche rinforzato la squadra, quindi è una squadra forte, una società forte, un blasone non indifferente. Bisogna stare attenti, però ecco, come diceva Andrea, il margine d'errore è bassissimo, quindi è piccolissimo. Piccolissimo, non devono sbagliare mai, cioè dovrebbero fare un campionato proprio al di sopra di ogni aspettativa. Certo, e allora ce lo andiamo a vedere, il Campobasso che... Allora, buonasera, Ani è andata a vedere Cavese Teramo perché poteva fare un passaggio... Ah, Napoli, ah, per il posticipo. Ah, no, no, no. Peraltro l'avremo nella fase finale, caro Paolo, della trasmissione. Ci parlerà di Cavese Teramo. Prima di vedere Vastese Campobasso, solo una chiosa. Marco, chiedevano come mai Fagioli non era convocato. No, stava male, virus intestinale e febbre. Ok, oggi anche Skriniar ha dovuto abbandonare il campo per questioni, ma non apriamo. Mi taccio. Va bene, andiamo a vederci Vastese Campobasso 0-1, Stefano Recanati. La
Vastese non riesce ad invertire il momento negativo del mese di gennaio e deve inchinarsi, anche se di misura, anche al Campobasso, squadra che con la vittoria di oggi si candida insieme a Notaresco e Matelica alla vittoria del campionato. Mister Amelia torna sui suoi passi dopo la volontà di dimettersi alla fine della gara contro il Fiuggi e deve fare di necessità virtù visto il pienone in infermeria. L'ultimo in ordine di tempo, il portiere Bardini, infortunatosi durante la rifinitura di ieri. 4-3-1-2 per il mister romano che ritrova Di Filippo al centro della difesa, a centrocampo Pizzutelli con Bardini e Francesco Esposito. A far coppia con l'altro Esposito, Vittorio Cealonzi, fuori Dos Santos e Palumbo per scelta tecnica. Tutt'altra area in casa Campobasso che si presenta all'Aragona come squadra più in forma del momento, la compagine molisana che in campionato non perde dal 20 ottobre scorso. Tutti a disposizione di mister Cudini, il quale ritrova lo squalificato Brenci subito titolare in mediana. In difesa ci sono Menna e Dalmazzi, in avanti il trio Cogliati, Alessandro e Zammarchi. Vastese è molto aggressiva in questo avvio di gara, brava a non far ragionare i rossoblu molisani che comunque creano il primo pericolo della gara. Al 16° minuto, quando Bontà va in aria per raccogliere il cross telecomandato di Van Zan, ma il colpo di testa si spegne sopra la trasversale della porta difesa da Di Rienzo e il preludio al vantaggio molisano che arriva 2 minuti più tardi. Apertura panoramica di Alessandro che vede l'inserimento dalle retrovie di Bontà. Il centrocampista è bravo ad orientare il controllo e a trafiggere a mezza altezza il portiere Di Rienzo in uscita, messo fuori causa da una leggera deviazione. Ma quest'oggi la Vastese sembra avere benzina nelle gambe e si riversa da subito in avanti alla ricerca del pareggio. Al 24° tocca a Bardini provarci da ottima posizione, ma il giovane biancorosso non colpisce benissimo, buttando alle ortiche un'ottima occasione. Poi sul rimpallo, fallo di mani di Alonzi. Marco Amelia dalla panchina incita i suoi, chiedendo soprattutto lucidità, cosa che oggi i suoi ragazzi sembrano avere, visto che al 26° si fanno vedere ancora in avanti. Punizione della tre quarti con Pompei al centro dell'area di rigore che salta più in alto di tutti, ma per una questione di centimetri si vede scavalcare dalla sfera. Un giro di lancette, la Vastese il gol del pareggio lo trova con Giorgi che in acrobazia realizza una rete strepitosa, ma la gioia del gol resta strozzata in gola ai tifosi di casa con il primo assistente ad indicare il fuorigioco del giocatore aragonese. Il Campobasso fa difficoltà a venire fuori in questa fase di gara con le cose che peggiorano al 30° quando la squadra di Cudini resta in 10 uomini. Fallo di Martino che viene ammonito dal direttore di gara. Nell'occasione è volata anche qualche parolina di troppo e così Gandolfo di Bra tira fuori il secondo giallo con il terzino che lascia i suoi in 10 uomini. Nella ripresa il risultato negativo e l'uomo in più impongono alla Vastese di provarci in tutti i modi, anche se gli attacchi dei giocatori di casa risultano sterili. La costante pressione apre alle ripartenze ospiti, come al 14° quando da un errore in fase offensiva di Pollace Candellori si invola verso la porta con il tiro respinto in angolo dall'attento di Rienzo. Nella Vastese entrano anche Palumbo e Dos Santos a secco di gol da 6 giornate per dare più fantasia e peso alle avanzate degli aragonesi. I biancorossi si rivedono al 31° da calcio piazzato di Pizzutelli che chiama la respinta di pugno l'attento Raccichini. Le occasioni più pericolose nella ripresa continuano ad essere di marca molisana, come al 39° quando Van Zan, vera spinna nel fianco, si inserisce dalle retrovie calciando dal limite dell'area con la sfera che incoccia la traversa interna per poi rimbalzare in campo. Le speranze di rimonta della Vastese vedono affievolirsi al 44° quando Alonzi tocca il pallone con la mano, doppia ammonizione per lui e partita che finisce anzitempo. L'ultimo ad arrendersi però è Vittorio Esposito che prova il tiro a giro al 45°, ma la sfera non inquadra lo specchio della porta a sigillare la giornata no degli avanti biancorossi. Nel finale potrebbe arrotondare il Campobasso, ma il portiere di Rianzo è bravo su Alessandro. Finisce così con la Vastese che lascia amaramente il campo tra i fischi dei tifosi che per la prima volta contestano anche la società. Domenica prossima sfidano l'impossibile contro la San Giustese per risalire la china. Sì, la sconfitta ci voleva, poi per come si era messa, per detto bene, la superiorità numerica, però poi quando succede così è difficile pure trovare spazi perché Campobasso si è messo in 10 praticamente nella loro tre quarti, neanche la loro metà campo. E a volte c'è anche il rischio di prendere contropiedi, però abbiamo provato muovendo palla per cercare di aprirli, di creare buchi. Nel primo tempo potevamo pareggiare lì con la palla su Bardini che era stata rimpallata. Ci abbiamo provato, i ragazzi hanno fatto il massimo, si poteva far meglio sicuramente perché quando c'è la sconfitta è sempre così, ma la sconfitta è stata contro il Campobasso che
che non è l'ultima della classe, anzi è una delle migliori. Visti tanti giovani, è forse importante lavorare sulla fase mentale dei ragazzi durante la settimana? È il lavoro più grande, il lavoro più difficile, perché comunque non mi trovo con ragazzi magari che hanno fatto un tipo di percorso che magari sono già preparati, quindi la fatica è ancora più grande. Questa non è una piazza da normale, questa è una piazza importante, questa è una piazza che ha voglia di calcio vero, però ecco, noi adesso dobbiamo essere più forti anche della delusione di tutti, girar pagina, pensare alla prossima partita e riportare con il lavoro, con il modo di fare positivo, quei risultati che ridanno serenità all'ambiente e che ci permettono di poter continuare la costruzione di un percorso importante. Ecco, se il dopo Fiuggi aveva portato alle sue possibili dimissioni, invece qual è il pensiero di mister Amelia dopo la sconfitta contro il Campobasso? No, dopo Fiuggi io ho chiesto soltanto di capire come proseguire di fronte a tante piccole problematiche che la società con la società ci siamo confrontati, ma il confronto fa parte del percorso di crescita, quindi poi tutto quello che viene fuori è roba vostra e poi ci rido anche sopra, perché poi mi hanno chiesto smentire e ho detto io non devo smentire cose che non ho fatto, quindi chiedo solo un po' più di attenzione. Poi il confronto con la società c'è stato con i presidenti per migliorarci, qui bisogna migliorarci tutti. Di prestigio sofferto e credo alla lunga anche meritato, tranne i primi 15 minuti forse dove abbiamo sofferto un po' l'aggressività della Vastese, nonostante fossimo rimasti in 10 per, non dico un'espulsione eccessiva, ma per due falli, però vuol dire ci può stare nel calcio, quindi però devo fare i complimenti ai ragazzi perché in 10 hanno fatto una partita nella fase di non possesso credo perfetta. Abbiamo ribattuto colpo su colpo, abbiamo concesso il minimo che potevamo concedere a una squadra che nel reparto offensivo ha grossa qualità, quindi abbiamo avuto alcune palle per poterla chiudere nel secondo tempo, però devo dire che alla fine il risultato ci premia e ci portiamo a casa questa striscia in questo momento di risultati che ci fa ben sperare per il futuro. Allora, vittoria per il Campobasso contro la Vastese, avete sentito anche le impressioni a fine gara di Amelia che ha detto ma io in realtà avevo bisogno di un confronto con la società, c'è stato, poi vedremo, peraltro ci hanno scritto di verificare la situazione in casa Vastese perché stanno uscendo altri rumors riguardo la posizione proprio del tecnico biancorosso, se sarà ancora sulla panchina della Vastese anche la settimana successiva. Come avete fatto a fermare questo Campobasso? Ma veramente noi abbiamo fatto una buona partita, stavamo sotto di due gol, forse anche non meritando in mezzo al campo. Poi loro secondo me hanno fatto un errore grandissimo, quello di abbassare la guardia pensando che ormai la partita si era incanalata su quel risultato. Siamo stati molto bravi a crederci, abbiamo fatto due bei gol, però anche in precedenza avevamo avuto qualche altra occasione, fermo restando che il Campobasso è una buonissima squadra. Noi abbiamo avuto un calendario pazzesco, Campobasso, Vasto Girardi, Notaresco, le prime quattro da quando sono tornato, insomma non facile poi nella situazione come eravamo, però adesso la squadra, ripeto, sta crescendo. Il Campobasso sicuramente farà un finale di campionato buono perché comunque la squadra è una squadra formata da giocatori molto bravi e adesso ultimamente, ripeto, si sono anche rinforzati. Poi c'è un allenatore bravo, c'è un direttore che io stimo tantissimo, molto molto bravo. Sono persone umili, a me mi piacciono le persone che lavorano in mezzo al campo in silenzio, che parlano poco al di fuori, perché il calcio per me è fatto di lavoro quotidiano sul campo, poi il resto le chiacchiere per me le porta via il vento. Marco, questa Vastese che non riesce mai ad avere totalmente una continuità dei risultati, buoni risultati, poi ogni tanto incappa in sconfitte, poi magari ne rivince un'altra, poi ne riperde un'altra, come mai? Ma è un momento della stagione che ci sta, non è facile perché oggi sinceramente non meritavano, hanno fatto una buona partita, sì. È un periodo che sono sfortunati e in questo momento quando le cose non andare male ti fa tutto storto
però la squadra è forte. Mela Vastese sinceramente come rosa è... Questo che ha messo quel pallone, Francesco Esposito, come ti piace? Per me, mamma, io Francesco ho una stima immensa perché per me è un giocatore, uno dei migliori centrocampisti del girone F, perché è un classico giocatore che ti fa quantità e soprattutto tanta qualità, perché ti fa quei 6-7 gol a campionato che... per un centrocampista tanta roba. Ecco, questo è l'episodio, poi lo rivedremo anche rallentato, che ha fatto un po' arrabbiare i tifosi della Vastese, anche la panchina della Vastese. Il gol annullato a Giorgi, posizione di fuorigioco. Ora lo rivediamo proprio nella clip apposita che ha preparato per noi Stefano Recanati, che ha curato anche il servizio. Chiaramente bisognerebbe vedere questo momento, ma è oggettivamente molto molto complicato, si va a sensazione, quindi qualsiasi cosa noi dicessimo sarebbe una emerita castroneria, e non penso che qualcuno di noi voglia sbilanciarsi, è veramente impossibile riuscire a capire se fosse o meno in posizione di fuorigioco. Certo che c'è un difensore del campo basso al centro dell'area di rigore che è proprio all'interno dell'area piccola e potrebbe essere in una posizione che terrebbe in gioco Giorgi. Chiaramente qui ci dobbiamo affidare molto 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 alle sensazioni. Andrea, io non so se tu riesci a farti un'idea, è veramente complicato. No, perché è davvero impossibile, può essere tutto il contrario di tutto, la traiettoria è piuttosto lunga e quindi in quella traiettoria con gli incroci può succedere di tutto. Dobbiamo affidarci insomma alla valutazione dell'assistente, purtroppo è una valutazione impossibile. A proposito delle parole di Amelia, Andrea, resto sempre da te, perché insomma il nome di Massimo Silva continua ad essere sempre gettonato. Hai sentito che anche quello che ha detto Amelia, ha detto: beh, io non dovevo smentire nulla di fatto perché non mi sono mai dimesso. Te che ne pensi di questa situazione alla luce della sconfitta di oggi? Che qualcosa c'è stato, e abbiamo anche ascoltato la telefonata del presidente Bolami la scorsa settimana, che non confermava al 100%, ma insomma faceva intendere che qualcosa insomma non andava per il verso giusto. Io penso che dopo quello che è successo oggi con una Vastese che ha avuto la possibilità di almeno non perdere questa partita, di giocare in superiorità numerica, era una partita così sentita. Dopo quello che è successo a Fiuggi, dopo la partita di oggi, se non è ai titoli di coda l'esperienza di Marco Amelia, poco ci manca. Io penso che la società debba intervenire. Oggi avrà avuto le sue motivazioni, magari non erano al massimo, ma tenere fuori Dos Santos e Palumbo dall'inizio, preferendo Alonzi, è una grande, è una scelta pesante, una doppia scelta pesante. Magari ecco, Dos Santos non sta attraversando un ottimo momento di forma, Palumbo non so, in settimana ha avuto la splendida distrazione, e gli facciamo gli auguri della nascita del figlio. Però sono due elementi pesanti, partono dalla panchina, ti affidi ad Alonzi lì in attacco e la squadra insomma non riesce a venire a capo di una partita sì difficile, ma che poi si era messa in un certo modo, cioè con la superiorità numerica. Dopo tutto quello che è successo anche negli ultimi tempi e soprattutto dopo Fiuggi, io penso che l'avventura di Amelia sia ai titoli di coda e penso che sia non sia opportuno trascinarla così avanti a lungo, ma questo è un parere del tutto personale. Poi chiaramente il presidente Bolami e il vice Scafetta, il direttore d'Ottavio faranno le loro valutazioni, però mi sembra che non ci sia più grande unità di intenti, ecco. Chiarissimo, chiarissimo. Andiamo adesso a Pineto per un pareggio beffardo nel finale. Il Vasto Girardi con Migno recupera il vantaggio iniziale di festa. Il servizio è firmato per noi da Roberta Di Sante.
Termina 1-1 tra Pineto e Basto Girardi al Mariani Pavone, all'iniziale gol di festa, replica nel finale l'argentino Migno con i biancazzurri che pagano l'espulsione di Marianeschi a inizio ripresa. Tante assenze per gli altomolisani, con Farina costretto a rinunciare a Petrone, De Vizia, Corbo e al bomber Chiere Mateng. In avanti c'è Migno con Bruni in appoggio. Amaulo conferma il 4-2-3-1 inserendo Bianciardi in mediana e avanzando Camplone trequartista con Tomassini riferimento avanzato. Gli abruzzesi approcciano bene la gara, al quinto Tomassini dalla destra apre per Alessandro che tutto solo però non riesce a superare Caparro. All'11esimo bella azione dei padroni di casa, perfetto il taglio del giovane Festa che riceve da dietro e con un preciso diagonale scavalca Caparro e deposita in fondo al sacco la rete del vantaggio. La reazione dei molisani è sterile, al 26esimo è ancora il Pineto a sfiorare il raddoppio, punizione dalla sinistra di Marianeschi per la testa di Tomassini, Caparro si supera e alza in corner con l'ausilio della traversa. Il Vasto Girardi, fino a quel momento poco incisivo, si fa pericoloso allo scadere, suggerimento in verticale per Migno al 44esimo che si invola in area ma sbilanciato calibra male il pallonetto che termina incredibilmente a lato sprecando una clamorosa occasione. In avvio di ripresa subito brutta tegola per i padroni di casa, Marianeschi commette una leggerezza in mediana rimediando il secondo giallo di giornata e la conseguente espulsione che costringe il Pineto in inferiorità numerica per tutta la ripresa, una ripresa che per la prima mezz'ora regala pochissime emozioni con il Pineto che si abbassa e il Vasto Girardi costretto a fare la partita, la difesa biancazzurra tiene e i molisani non trovando spazi si affidano ai tiri da fuori come la conclusione dalla distanza di Fazio al minuto 21 che però non impensierisce Amadio. La gara si accende dopo la mezz'ora, al 34esimo il Vasto Girardi sfiora il pari con un improvviso siluro di Bruni dalla sinistra che centra il palo, due minuti più tardi invece è Migno a portare apprensione in area ma la girata è fuori. Quando ormai il Pineto sembra essere riuscito a difendere il vantaggio e con la difesa a 5 schierata dopo l'ingresso di Speranza, al 45esimo arriva il gol del pari. Cross di Fatone, la sponda e il colpo di testa vincente di Migno che insacca il definitivo 1-1. In pieno recupero Pierpaoli potrebbe subito riportare in avanti il Pineto, ma la conclusione termina alta oltre la traversa. Sfuma così la vittoria per i biancazzurri che comunque conservano la quinta piazza in vista della trasferta di Campobasso, mentre il Vasto Girardi dimostra, nonostante le assenze, di essere uno scoglio duro e di meritare l'attuale posizione di classifica. Peccato perché ormai erano rimasti pochi minuti. Purtroppo è la seconda volta che ci succede, anche a Fiuggi abbiamo preso gol a tempo scaduto, quindi... Però i ragazzi hanno dato l'anima e abbiamo tenuto il campo anche tutto il secondo tempo in vita numerica, abbiamo concesso qualche tiro da fuori ma ci poteva stare, però la partita si poteva decidere nel primo tempo dove sicuramente abbiamo fatto ottime trame di gioco e lì forse dovevamo essere più cattivi e chiudere anche sul 2-0, quindi oltre a aver fatto un gran gol su una bellissima azione abbiamo fatto altre situazioni positive che dovevamo sfruttare meglio, quindi se fossimo andati già sul 2-0 primo tempo forse, e non dico che era più facile, però avremmo riportato a casa risultato pieno. Peccato, la prestazione l'abbiamo fatta e c'era da sacrificarci, ormai mancava pochissimo, prendere gol così c'è amarezza, però fa parte del calcio, quindi bisogna accettarlo. L'importante è che abbia fatto una buona prestazione. Noi abbiamo avuto, secondo me, considerando anche la loro espulsione, il 75-80% di possesso palla, ma era sterile, anche perché noi siamo venuti a giocare oggi qua senza Crimaten, senza Petrone, senza De Vizia. Sì, è vero, tante assenze. Tre attaccanti importanti, Petrone Crimatenga ha fatto 13 gol, non c'era. Petrone è un esterno che crede la superiorità numerica. Alla fine abbiamo rimediato, ho fatto giocare davanti un difensore centrale, Michalowski, e con Michalowski davanti, con la doppia punta centrale, abbiamo avuto due o tre occasioni, penso che il pareggio sia il risultato più giusto, perché poi alla fine loro hanno tirato due volte, noi 4-5 volte, quindi penso che sia il giusto risultato. Siamo una piccola realtà, noi siamo sempre 5-6 undicesimi dell'eccellenza dell'anno scorso, un gruppo collaudato, cerchiamo di offrire un gioco, proporre un gioco propositivo. E devo
devo essere sinceri, i ragazzi si impegnano al massimo, abbiamo quasi tutti gli under all'esordio in categoria, secondo me stiamo facendo bene, però non dobbiamo guardare a quello che è stato fatto fino ad oggi, ma mancano ancora tante battaglie, dovremo farci trovare pronti perché questo è un campionato difficilissimo. Oh Marco, che effetto ti fa rivedere Amaulo sulla panchina del Pineto? Ah, bel effetto, perché è un allenatore preparato che a Pineto negli ultimi 2 anni, anzi 3, ha fatto benissimo. Dispiace per Paolo Rachini perché è un amico, però questo è il calcio. Secondo me adesso il Pineto, sai, con Amaulo si è ripreso, nonostante la partita di oggi, però c'è da dire che il Pineto del primo tempo, prima dell'espulsione di Marianeschi, meritava la vittoria e secondo me un risultato un po' più ampio dell'1-0. Certo, non eravamo abituati a così tanti cambi di panchina a Pineto? Soprattutto te, che a tua memoria? Ma è una cosa strana, però c'è anche da dire che inizio campionato a Pineto c'erano grosse aspettative, perché non ci nascondiamo che il Pineto insieme al Campobasso, il Matelia, che la stessa Recanatese, era una di quelle squadre che a inizio campionato si avevano come obiettivo la vittoria del campionato. È normale vedere il Pineto così staccato di classifica, fa un certo effetto, però ci può stare sbagliare un campionato, perché non ci dimentichiamo che il Pineto viene da 2 anni e mezzo di Serie D importanti, perché 2 anni fa abbiamo fatto una finale playoff che a Pineto penso sia stata la prima volta, e l'anno scorso siamo ripetuti con i playoff. Ci sta a sbagliare un campionato, ci sta a sbagliare delle scelte, però è una società talmente solida, talmente intelligente da rimediare subito agli errori. Intanto qui ci scrivono che Amelia è stato esonerato, poi ovviamente faremo anche delle verifiche. Mister, rimanendo in casa Pineto, sembra sempre una squadra a cui manca, soprattutto in casa, quel quid per fare il salto di qualità. Noi ci aspettiamo sempre la conferma che deve arrivare magari tra le mura amiche, diciamo vabbè stavolta, e poi? Guarda, è normale che io, i dirigenti del Pineto, il presidente lo conosco benissimo, un grande presidente, è normale che quest'anno, ripeto, soprattutto all'inizio ci si aspettava tanto. Forse io non voglio difendere la categoria, però mandare via subito un allenatore, forse i problemi non lo so se erano tecnici, perché quando si inizia un campionato io penso che un allenatore debba avere del tempo per costruire un qualcosa. Poi Pineto, penso che l'allenatore debba lavorare molto sotto l'aspetto mentale dei calciatori, perché non ci sono grandissime pressioni, quindi i calciatori, paradossalmente, deve crearle. Ecco. L'allenatore deve essere un allenatore comunque, oltre che bravo in mezzo al campo, anche fuori dal campo, a tenere l'attenzione alta, e quindi vengono fuori questi campionati. Però io sono convinto che con Amaulo, che è sicuramente un allenatore molto esperto, sicuramente il Pineto c'entrerà ai playoff, perché comunque è una squadra forte, e ripeto, l'esperienza di Amaulo sicuramente li porterà a disputare i playoff. Oh, vediamo un attimo la classifica, Marco. Giustamente il mister dice il Pineto alla fine i playoff li farà, però adesso è in quel gruppo di squadre di cui fanno parte per esempio il Vasto Girardi, con cui oggi ha pareggiato, il Fiuggi, la Vastese, il Monte Giorgio e l'Agnonese, con cui sono lì di fatto. Ha quasi perso il treno della Recanatese, oppure ancora troppo presto, può riuscire a chiudere su quella, ma se per blindare i playoff, lo diciamo. Se guardi la rosa del Pineto, il Pineto è in grado anche di fare un bel filotto. Può risalire la classifica tranquillamente. Se vai a pensare, oggi la partita finiva 1-0 perché è stata il Vasto Girardi ha pareggiato gli ultimi 2 minuti, adesso stavano a 36, stavano a 4 punti dalla Recanatese. 4 punti dalla Recanatese, stavano a 6 punti dalla seconda. Sì, sì. Campionato talmente livellato che con 2 vittorie di fila tributi sopra, e quindi il Pineto secondo me ha
ha il dovere di crederci fino alla fine, soprattutto almeno deve raggiungere i playoff, ma sicuramente, come ha detto il mister, con la rosa che ha non avrà problemi. Oh Andrea, vengo da te per chiederti, insomma, anche a te, la considerazione che abbiamo fatto con il mister, che tra poco dobbiamo salutare, gli facciamo vedere Agnonese Chieti e poi lo salutiamo, per chiederti se poi alla fine manca sempre quella scintilla che faccia accendere davvero il pineto, come per esempio è stato per il Campobasso, che ha fatto un filotto di successo straordinario e adesso si ritrova terzo a meno uno dalla seconda posizione. Ecco, quella cosa lì... Lasciami dire una cosa. Sì, sì. Nel momento di difficoltà a Campobasso l'allenatore non è stato tolto. E questa per me è una grande cosa, perché e io, se ne è parlato tante volte. Non voglio, ripeto, tutelare la categoria, però quando si sposa un progetto nuovo, tra l'altro, con un allenatore nuovo, se alle prime difficoltà l'allenatore noi lo mettiamo in difficoltà, allora si va a friggere tutto. Quindi io sono dell'avviso che a Campobasso sono stati molto ma molto bravi a non mandar via un allenatore capace, perché Cudini l'ha già dimostrato l'anno scorso, l'anno precedente allenava in eccellenza, comunque ha vinto un campionato, ha un passato calcistico importante, certo. Quindi secondo me a volte anche le società commettono degli errori, poi se loro vedono che c'è la necessità di cambiare perché l'allenatore non è più in grado di portare avanti un certo discorso, soprattutto dentro lo spogliatoio, allora sono d'accordo che il cambio ci debba essere. Però ecco, adesso è diventata una moda subito mandare via gli allenatori, e questo a me dispiace, perché l'allenatore adesso è diventato l'ultima ruota del carro. Quando noi giocavamo l'allenatore era al centro del progetto e si puntava su determinati allenatori. Adesso ne siamo tanti, dobbiamo allenare tutti, dobbiamo allenare. Dici, allora, si fa un po' di turnover. Si fa un po' di turnover. Si fa un po' di turnover. Sì. Ne siamo troppi. Peraltro ci dicono, parlate sempre di obiettivo playoff, che valore hanno? In realtà spesso e volentieri quasi nessuno. Però andate a chiederlo ad alcune piazze che poi alla fine della stagione magari hanno fatto un buon playoff, l'hanno anche vinto, hanno un blasone, hanno uno storico importante. Penso che a Campobasso ci credono anche per questo, perché certo. Sicuramente se arriveranno là in alto, sicuramente loro sono una società che possono fare domande di ripescaggio. Esatto, ecco perché. Andrea, rapidissimamente, perché poi dobbiamo vedere Agnonese Chieti. Rapido, per dire che da quando è tornato a Mauro il Pineto ha fatto un gol a Fiuggi e ha perso, ha fatto un gol col Chieti e ha vinto, ha fatto un gol contro la San Giustese e ha vinto, oggi ha fatto un gol e non ha vinto. Diciamo che il Pineto ha un grande potenziale offensivo che però non riesce a esprimere tanto, e quindi nelle partite dove non ha preso gol poi ha portato a casa i tre punti, nelle altre partite dove ha preso gol, ora sarà un ragionamento piuttosto banale e scontato, ma questo per dire che determinati problemi che aveva il Pineto non è che sono stati cancellati nell'ultimo mese, restavano e restano, perché poi le partite non è che si possono vincere sempre 1-0, è chiaro che bisogna chiedere di più, è una stagione che è nata in questo modo, con tanti stravolgimenti, con tanti cambi in panchina, proprio per restare alle parole del mister Meco Monaco, però insomma in un campionato nel quale le squadre che sono sul quinto posto si ricambiano sempre, hanno tutte delle difficoltà, al momento questo basta magari per poter centrare i playoff, però vedo che il Pineto effettivamente fa molta difficoltà a trovare, come dici tu, quella scintilla che possa far esplodere il potenziale enorme di questa squadra, anche perché probabilmente mancando lo stimolo del primo posto non è facile andare incontro poi a un piazzamento playoff che sarebbe da un lato prestigioso ma poi ti porta a poco nulla, anche se c'è sempre la speranza del ripescaggio, però effettivamente quella scintilla manca e non so se il Pineto la troverà, però occhio, perché a Mauro, vi ricordate, c'è stata quella stagione, fece un grandissimo finale. Sì, dopo la sconfitta interna con il Nero Stellati. Quindi sì.
Ecco, ad Amaudo riconosciamo il fatto che in passato ha dimostrato che in un momento di grande difficoltà poi ha cambiato l'inerzia della stagione. Stiamo a vedere. Assolutamente sì. Oh, noi dobbiamo andare ad Agnone, poi in pubblicità, però prima, siccome è un impegno, io saluto e ringrazio tanto davvero mister grazie. Antonio Mecomonaco. Buonasera a tutti. Grazie mister, grazie. In bocca al lupo, mi raccomando, ovviamente per l'Avezzano, che sia, speriamo, davvero una rincorsa esaltante verso la salvezza, magari diretta. Grazie. Noi ce l'auguriamo, grazie ad Antonio Mecomonaco che ci saluta, noi ci vediamo a Olimpia Agnonese Chieti 5-0, poi pubblicità, rientriamo perché parliamo del momento clamorosamente negativo proprio dei neroverdi. Agnonese Chieti. A caccia del quinto risultato utile di fila, l'Olimpia Agnonese contro un Chieti alla ricerca disperata di punti salvezza dopo aver sollevato dall'incarico mister Di Meo a seguito del brutto KO interno contro il Porto Sant'Elpidio sulla panchina teatina. Si rivede Grandoni, si gioca sotto la direzione del signor Zanotti della sezione di Rimini, subito brivido per gli ospiti. Dopo 90 secondi il solito Nicolao effettua un tiro cross imprendibile però per i perni d'attacco granata al settimo calcio piazzato dal limite, calcia Peic, Tano smanaccia in corner sugli sviluppi dello stesso Nicolao al cross perfetto, il movimento di Diarra che sotto misura batte imparabilmente Tano per l'1-0. Chieti nel pallone, tredicesimo di Achite, lancia in corsa Diarra sul primo palo, Minicucci ostacolato con le cattive da Ricci, calcio di rigore e ammonizione per il centrale difensivo sul dischetto Allegra, Tano indovina l'angolo ma non può evitare il raddoppio molisano al 22esimo. Fa parlare di sé il Chieti, Sarrizzu converge in area, opta per la soluzione mancina, valoroso Megeri sulla cui respinta Camara spedisce alto sopra la traversa, vuole il gol anche Minicucci, lato corto destro dell'area di rigore ma il portiere ospite non è d'accordo, Nicolao invece continua a deliziarci con il contagiri per la testa di Amaia, tra Lagnone e il Tris, ci si mette il montante, locali però testardi vogliono il Tris prima dell'intervallo, asse di Arra, Minicucci e ancora il palo a dire no prima dell'intervento di Tano, uno stratosferico Agnone chiude sul 2-0 il primo tempo, Antonio Di Perna in regia per i secondi 45 minuti dove non cambia la sostanza, da un corner di Peic nasce il tanto atteso 3-0 che porta la firma di Salim Diakite, voce grossa in area di rigore al 12esimo, situazione di gioco differente, Nicolao dalle retrovie lancia Minicucci, dribbling su Tano e appoggio in rete elementare per il poker. Si rivede il Chieti al 21esimo, il nuovo entrato Energe scalda i guanti a Kuzmanovic, lanciato al posto di Megeri, proprio mentre i tifosi neroverdi dissertano con largo anticipo il settore ospiti a loro riservato. Prosegue però la festa in Alto Molise, conducono al pocherissimo Frabotta e Amaia, con quest'ultimo che deve soltanto trafiggere il malcapitato Tano. Si abbassano i ritmi nel finale con la squadra di Mister Pizzi che predilige la gestione con un ponderato possesso palla. Non accade più nulla di eclatante, terza vittoria in quattro partite per l'Olimpia Agnonese nel girone di ritorno, un andamento vero e proprio da vertice, altro brutto colpo per il Chieti che incassa ancora una pesante sconfitta che complica e non poco la classifica. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, andremo avanti fino alle 21, abbiamo ancora il Giulianova da farvi vedere e poi parleremo anche della sconfitta del Teramo contro la Cavese. Intanto, prima della pubblicità abbiamo visto i 5 gol presi dal Chieti contro l'Agnonese, qui vediamo le immagini. Oh, Marco, si fa anche un po' fatica a capire che cosa accade in casa Chieti. Le ultime due partite 10 gol subiti e 0 fatti, è tornato Grandoni dopo la parentesi di Meo che doveva dare una scossa e la scossa non c'è stata. Quando capitano cose del genere, del giocatore di grandissima esperienza, cosa si può, come la si vive? Vabbè, male, ma cosa si può, un giocatore può legittimamente fare all'interno dello spogliatoio per cercare di dare una scossa, una squadra che sembra poi encefalogramma piatto. È normale, il gruppo adesso è molto importante, dipende dalla forza del gruppo, perché in queste situazioni non è il singolo che ti tira fuori. Adesso se c'è un gruppo forte riesci a uscire fuori da questa situazione. È un momento delicato perché oggi una battuta stagione non si aspettava nessuno, soprattutto dopo il cambio di allenatore. Di solito dopo un cambio di allenatore c'è quella scossa mentale, sì, che può giocare anche male, però la prestazione alla fine la fai.
però adesso sai, dall'esterno è difficile giudicare, è difficile dire quello che si può fare e che non si può fare. L'esperienza mi porta a dire che in queste situazioni la cosa importante è il gruppo, perché se c'hai un gruppo compatto ti riesci a tirare fuori in momenti delicati, invece se il gruppo non è compatto in queste situazioni è difficile tirarti fuori. Andrea, inspiegabile davvero, Marco giustamente diceva adesso, cioè, se il gruppo è compatto devi dare almeno un minimo di reazione per non sprofondare davvero. Sì, ma davvero inspiegabile, non ci sono molti aggettivi, perché poi si può anche perdere e se perdi delle partite di uno o due gol si dice che la squadra è in crisi, ma quando perdi più partite venendo umiliato, io ho visto il Chieti dal vivo a Pineto e la sensazione era comunque buona, cioè di una squadra solida che aveva le armi per tirarsi fuori, e invece ha perso quella partita in extremis e poteva anche vincerla, perché ha avuto prima del gol di Tomassini una grande palla gol con Sivilla, e poi dopo sono arrivate queste partite che hanno messo sul piatto un tracollo verticale, ripeto, senza spiegazioni. Poi la squadra è crollata con Di Meo, che l'aveva costruita praticamente lui in diversi elementi. È stato esonerato, è tornato Grandoni e c'è stato un altro crollo. Non si potrebbe neanche dire ok, la squadra è legata a Di Meo, richiamate Di Meo, visto quello che è successo con la Vastese. Ma l'hai cambiato una settimana fa. Sì, 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 ma appunto sembra non ci siano delle vie d'uscita. Qui la palla passa seriamente alla società, che deve mostrarsi forte, deve ricompattare l'ambiente, deve richiamare i giocatori alla loro responsabilità, anche perché si parla, ma nella rosa del Chieti c'è tanto talento, forse anche troppo per un obiettivo come quello della salvezza, ma lì in fondo la classifica, attacco come quello composto da Traini, Sivilla, Sarrizzu, Franchi e poi un centrocampista come Meola tra i migliori interpreti di quel ruolo in tutto il girone, anche in difesa ci sono discreti elementi, anche se forse insomma, Venneri è stato mandato via ed era probabilmente il miglior difensore del Chieti. C'è qualche problema in porta con Tano e Bruno che non danno grandi garanzie, però, però quello che fa strano non è tanto che si prendano gol, anche se sono troppi, è che un potenziale offensivo del genere non faccia gol, cioè, questo è incredibile e non ci sono spiegazioni, proprio alla luce del fatto che il calcio non è una scienza esatta, davvero è inspiegabile. Allora quello che mi viene da dire è che la palla passa completamente alla società, che deve in qualche modo usare il pugno duro e deve mettere i giocatori completamente di fronte alle loro responsabilità, e auspico anche che nella maniera giusta i tifosi, che sono impagabili, perché i tifosi del Chieti vanno in trasferta in casa, anche se lo stadio Angelini ancora non c'è a loro disposizione e per la squadra, e questo comunque penalizza, però i tifosi sono stati sempre vicini, anche loro devono continuare a farlo, devono spronare la squadra ad assumersi, lo ripeto, una grande responsabilità, perché insomma anche il buon nome della città e della squadra di calcio ne va di mezzo, no? E va tutelato. Queste sono figuracce che non sono ammissibili. Certo, assolutamente. Vedremo come svilupperanno le questioni in casa Chieti. Chiudiamo la Serie D con il servizio del Giulianova. Prima di vederlo, Andrea, so che te mi sei buon testimone, fatemi fare un saluto e un abbraccio a non solo un telespettatore, un nostro telespettatore, anche un amico, Franco, che momenti sta giocando una partita importantissima, tifoso del Giulianova, sportivo a 360 gradi, anche arbitro, e noi gli mandiamo davvero da questa redazione tutta un abbraccio, perché insomma possa tornare a vivere il calcio che gli piace come vuole lui, e che magari possa farlo la domenica sera davanti ai nostri teleschermi. Sì, io spero che insomma vinca questa partita Franco, che è stato ed è tuttora un grande compagno nel corso delle partite, con lui si vedono le partite del Giulianova, vengono commentate
Quindi insomma noi siamo lì con lui e gli facciamo un in bocca al lupo affinché possa superare questo momento difficilissimo, sta lottando e speriamo che riesca a vincere questa battaglia. Insomma tutti a Giulianova conoscono Franco Bei che insomma, è una persona arcinota e speriamo insomma ce la faccia. Eh sì, gli auguriamo davvero, gli mandiamo un grande abbraccio. Intanto noi ci vediamo il pareggio 2-2 tra Montegiorgio e Giulianova. Una vittoria gettata alle ortiche a meno di un quarto d'ora dalla fine, con l'uomo in più il Giulianova sciupa una grossa occasione per avvicinare la zona salvezza. Contro il Montegiorgio è finita 2-2 e resta invischiato in piena zona play-out. Un paio di ingenuità sono costate care ai giallorossi, che erano riusciti a ribaltare il vantaggio iniziale dei padroni di casa. Il primo errore è quando Diamutene abbatte in area di rigore Nasic dopo neppure 6 minuti dal fischio d'inizio. Dagli 11 metri Mariani trasforma nonostante Bifulco intuisca la traiettoria. Il pareggio il Giulianova lo trova subito dopo. Tutto nasce da una punizione in favore degli abruzzesi con una spizzata di testa di Vitelli che allunga la traiettoria verso Nazzari. Nuovo colpo di testa e palla sul palo più lontano da posizione comunque defilata. La gara è vivace, ricca di spunti tecnici, con un Giulianova ben messo in campo da Del Grosso con un 5-3-2 e il Montegiorgio con un 4-4-2 che porta spesso una delle mezzali quasi ad allinearsi con gli attaccanti. Al 14esimo comunque veemente le proteste dei locali che sugli sviluppi di un corner calciato da Trillini chiedono il rigore dopo il colpo di testa di Marchionni che manda il pallone sul braccio largo di un difensore. L'arbitro Marra di Mantova, non in giornata, lascia proseguire. La formazione ospite per una decina di minuti occupa stabilmente la metà campo avversaria. Torelli e Vitelli hanno delle buone occasioni ma sprecano. Sul fronte opposto Mariani e Ndiambé trovano un Bifulco attento. Paura al 32esimo quando resta a terra all'estremo di casa Mercorelli dopo un'uscita coraggiosa a mano aperta. Il gioco resterà interrotto per quasi 3 minuti, fortunatamente si riprenderà. Montegiorgio in 10 uomini al 40esimo. Trillini protesta in modo vivace nei confronti del direttore di gara che prima estrae il giallo e poi direttamente il rosso. Gara in discesa per gli abruzzesi che ad un giro di lancette dal 45esimo trovano il vantaggio con Balducci, rimessa con le mani di D'Antonio verso Torelli, pallone gettato in area dove il numero 8 del Giulianova lo intercetta d'esterno facendogli prendere una strana traiettoria spegnendosi poi in fondo al sacco. Al termine della prima frazione di gara l'arbitro verrà accerchiato dai giocatori del Montegiorgio che protesteranno a lungo per l'espulsione di Trillini e per la mancata concessione di un rigore. Nella ripresa il Giulianova per larghi tratti dà l'impressione di controllare la partita. Mister Del Grosso tiene la linea difensiva a 5, inserisce poi Ramku al posto di Balducci per avere forze fresche a metà campo, mentre dall'altra parte Baldassarri opta per una punta, Albanesi al posto di un esterno Zancocchia. Se la gioca nonostante l'uomo in meno, al 31esimo l'episodio del secondo calcio di rigore per i marchigiani, punizione di Mariani, Diamutene va in contrasto con Tempestilli, per l'arbitro ci sono gli estremi per concedere il penalty, apparso per la verità generoso. Mariani spiazza Bifulco, parità numerica ristabilita quando viene espulso per proteste il capitano giallorosso Nazzari. Nel finale mister Del Grosso prova a vincerla dentro Barlafante e Suriano al posto di Cipriani, ottima la sua prestazione Cesario, ma il risultato non cambierà. Mister, abbiamo visto tanto carattere da parte della sua squadra perché poi sotto nel punteggio avete cercato di recuperarla, tanta grinta nonostante l'inferiorità numerica, è arrivato questo calcio di rigore che vi ha permesso di conquistare un punto prezioso che cancella in pratica le ultime sconfitte e muove la classifica. Sì, è stata una partita molto, molto dura, diciamo, sapevamo che il Giulianova era una squadra coriacea e che poteva metterci in difficoltà, però prima di dire questo vorrei dire che meritavamo sia noi che il Giulianova una terna arbitrale un po' diversa. Le stesse parole dette da Federico Del Grosso. Lo dico perché questo campionato è un campionato importante, queste partite sono partite importanti, mandare un arbitro di questa caratura qua. Forse potevano fare un'altra scelta, ma questo al di là degli episodi, perché se vogliamo dire gli episodi, un calcio di rigore sul colpo di testa di Marchionni talmente netto che
penso che solo loro, tutti e tre, non abbiano visto. Quindi detto questo, però siamo tornati in campo il secondo tempo, nonostante l'inferiorità numerica, ci siamo messi diversamente, dentro lo spogliatoio ci siamo un attimo messi a posto sia mentalmente sia tatticamente, poi penso che il secondo tempo anche in 10 abbiamo dimostrato avere carattere e penso che alla fine il risultato sia giusto. Ecco, i cambi che lei ha operato hanno dato il segnale preciso anche a chi era sul tappeto verde, cioè questa partita doveva essere recuperata perché lei ha messo una punta in più, insomma ha cercato fino alla fine il pareggio. Ma sì, visto che eravamo sotto abbiamo cercato di metterci con tre attaccanti fissi, diciamo, e ci è andata bene, sai, dopo i cambi a volte vanno bene, a volte male, oggi è andata bene, però ripeto, era importante rivedere la squadra sul lato caratteriale e questo c'è stato. Mister Del Grosso, il Giulianova non riesce mai a mantenere un vantaggio, davvero un'ingenuità perché la partita sembrava ormai indirizzata verso la vittoria. Sì, è una cosa che mi fa arrabbiare molto perché non è la prima volta, quindi è un dato di fatto che comincia un po' un attimino a pesare perché ecco, anche oggi una partita in mano con uno in più non abbiamo saputo sfruttare questo vantaggio che poteva essere utile ai fini della classifica. Ecco, quattro pareggi consecutivi, insomma una vittoria avrebbe dato maggiore peso anche ai pareggi precedenti. Sì, esatto. Mi dispiace perché la prestazione alla fine i ragazzi l'hanno anche fatta, soprattutto il primo tempo dove avevamo preparato la partita in questo modo, sapevamo di affrontare un Monte Giorgio agonisticamente pronto, visto anche le tre sconfitte da cui veniva. Però al primo tempo credo che abbiamo interpretato bene la gara, poi ecco, ci mettiamo anche di mezzo un arbitraggio discutibile sia per l'una sia per l'altra, per carità, non è che, però ecco, dopo sono tutte cose che si sommano e che poi vanno a determinare un risultato che secondo me a noi ci ha penalizzato. Ecco. Ecco, il Baby Cipriani ha disputato un'ottima partita, poi nella parte finale di questa gara hai cercato di vincerla perché hai messo energie fresche e nuove lì davanti in attacco. Sì, ma i ragazzi hanno offerto una buona prestazione, ripeto, è chiaro che quando poi pareggi una gara con due ingenuità difensive di un giocatore esperto come Diamutene, cioè, cosa vogliamo andare a dire? Purtroppo non condanno nessuno perché sono errori che ci possono stare, perché può capitare una giornata storta, però questo è un dato di fatto. L'arbitraggio non ha soddisfatto nessuno e questo mi pare ovvio, né Baldassarri né tantomeno Del Grosso. L'arbitro era Marra della sezione di Mantova, due rigori, due espulsioni, avete visto anche il parapiglia che è successo. Intanto do la buona serata alla nostra Ania Cantagalli, ciao Ania. Ciao, buonasera a tutti. Tra poco parleremo di Cavese Teramo. Andrea, è anche un momento in cui te avevi già detto settimana scorsa, giocatore d'esperienza come Diamutene, se poi su cui dovrebbe basarsi la certezza difensiva del Giulianova a volte cade in certi errori, poi diventa più complicato. Assolutamente sì, e non è il primo errore che commette, e sono errori che costano poi dei punti. E il Giulianova da una parte va apprezzata la squadra perché lotta sempre ed è tra quelle in basso che dà i segnali migliori, però sta buttando al vento troppe opportunità ghiotte, sì. Alcune partite in superiorità numerica non portate a casa, quella di Vasto, quella di oggi, il rigore sbagliato contro il Matera. Io non dico che poteva avere 6 punti in più nelle ultime 3 partite, però magari 2 o 4 sì, visto l'equilibrio che c'è al ribasso nella zona della classifica, nella zona retrocessione, salvezza, playout, sono punti che iniziano a pesare, troppe opportunità sciupate, poi il Monte Giorgio negli ultimi tempi stava dando segnali a sua volta di cedimento e quella di oggi poteva essere una ghiotta opportunità e si era palesata come tale, poi però queste ingenuità sono altre
altri punti buttati al vento. Ora Giulianova deve tornare a fare ricorso al suo catino, il Fadini, lo diciamo sempre, ma ne ha bisogno, a cominciare dalla gara con l'Agnonese. Ecco, questo era uno degli episodi contestati, ma invece Marco, un tuo omonimo come Marco Mariani, come l'hai rivisto doppietta oggi, seppur dal dischetto, però insomma è un giocatore che oramai è una sicurezza, una certezza per la categoria. No, ma sta facendo bene, sono contento per lui, perché se lo merita, perché oltre ad essere un ottimo giocatore è un bravissimo ragazzo. Sta facendo bene, ma soprattutto negli ultimi anni, anche quando è stato a Pineto, sempre fatto bene. È un giocatore, come dicevo prima, di Francesco Esposito, un giocatore, un centrocampista che fa tanti gol e in questa categoria ultimamente sta facendo la differenza. Mm. Oh, vediamo il prossimo turno, perché poi dobbiamo vedere il servizio di Cavese Teramo. Vediamo il prossimo turno, Atletico Fiuggi, Atletico Porto Sant'Elpidio, un duello atletico, ecco, al Capo i Prati di Fiuggi, Atletico contro Atletico. Il Pineto va a Campobasso, Cattolica Montegiorgio, Chieti Matelica, Giulianova Agnonese, e questo, dicevamo, il Giulianova deve tornare a fare punti tra le mura amiche. Ovviamente il notaresco tifa un po' che il Chieti si riscatti dopo questi 2-5-0 subiti consecutivi, perché gioca contro il Matelica. Jesina, Avezzano, trasferta non facile, in casa con la Recanatese si torna al Savini, Marco, contro la Recanatese, dalle due parti insomma graviterà uno e qualche golletto, diciamo che lo fa adesso, oltre a Pera c'è anche Titone, insomma sono abbassate, li puoi scegliere, ecco, quelli che fanno gol. La Vastese va in trasferta con la San Giustese, Vasto Girardi contro il Tolentino. La Recanatese che però sembra aver un po' mollato? No. Beh, no, che mollato, no. Pochino. No, è una partita difficile, No, magari aveva sognato, si scherza, ma era per riportare il discorso più seriamente. Un attimo, per qualche giornata sembrava poter essere la rivale del notaresco, poi a un certo punto deve aver capito che forse non è più possibile vincere il campionato. Non dico che ha mollato, però insomma. No, è normale che 10 punti sono tanti, però mancano ancora 13 partite. È lunga. E la Recanatese sta facendo un brutto campionato, ma per colpa nostra, perché noi stiamo facendo delle cose straordinarie. Sì. Però è una squadra attrezzata, a dicembre penso giocatori importanti come Pezzotti, che penso sia uno degli esterni più forti della Serie D, in mezzo a tutti i nuovi gironi. E quindi domenica dobbiamo stare attenti, perché ci aspetta una partita difficilissima. Ania, ci vediamo, adesso chiudiamo con la Serie D, ci vediamo il servizio, il tuo servizio di Cavese Teramo, 1-0, vediamo. Si interrompe al Menti di Castellammare di Stabia la striscia di 5 risultati utili per il Teramo, condita dalle ultime 3 vittorie consecutive. Un gol di Matino condanna infatti i biancorossi, che incappano ancora una volta in un KO in trasferta, prima sconfitta del girone di ritorno. È una gara che non offre molte emozioni, ma si giocherà comunque sempre a buoni ritmi. Campilongo imita Tedino, piazzando Boulevard, un centrocampista, accanto a Germinale in attacco. L'ex Pescara e Teramo sarà importante sia in fase di possesso che in quella di non possesso, andando a disturbare i portatori di palla. La prima occasione degna di nota arriva al 17esimo, quando D'Andrea si fa trovare pronto su un angolo battuto da Costa Ferreira. Teramo, con in campo da subito i baby Santoro, Viera e Piacentini, ha qualche difficoltà di manovra, con la Cavese che al 20esimo vede Germinale girare sul fondo un cross dalla destra. Al 26esimo Sainz Maza prova a sorprendere Tomei con un pallonetto che si spegne alto sulla traversa, mentre qualche minuto dopo è Marzorati ad avere una mezza occasione per i padroni di casa. Più evidente la situazione al 42esimo. Di Roberto, lanciato da Sainz Maza, si vede annullare un gol per una presunta posizione di fuorigioco. 2 minuti dopo è clamoroso l'occasione che capita a Matera. Da un cross in area ribattuto da Soprano, il centrocampista ha il tempo di piazzare, ma spara quasi addosso a Tomei, molto bravo comunque di riflesso ad allontanare il pericolo. Arrigoni prende il posto di Viero ad inizio ripresa, un po' probabilmente per l'ammonizione, un po' anche per qualche difficoltà incontrata dall'ex Sassuolo. Il Teramo si fa vedere prima dalla distanza con Tentardini e poi con una punizione di Bombaggi che D'Andrea allontana.
Il gol dei Blufunze però gela i biancorossi. Dagli sviluppi di un corner la Cavese gioca bene sulla fascia e Di Roberto piazza un cross in mezzo che Matino incorna per il vantaggio dei padroni di casa. Poco dopo Tomei è ancora brava a chiudere su Sainz Maza, che approfitta per lanciarsi dopo uno scontro tra Cancellotti e Piacentini. Proprio quest'ultimo, dopo la botta in testa, lascia il campo a Cristini. L'unica vera risposta del Teramo è quella che capita a Bombagi, che coglie il palo a giro di destro. Tedino prova a cambiare qualcosa inserendo anche Mungo, Birligia e Kappa, ma la pressione biancorossa non si traduce in reali occasioni. Domenica prossima il Diavolo proverà a riscattarsi ospitando il Rende Albonolis. E allora, 1-0, intanto stavamo facendo un po' di Moviola live, abbiamo visto a proposito di Moviola il gol annullato alla Cavese, che di fatto era gioco fermo, che però abbiamo visto forse c'era quell'incrocio di traiettoria e la posizione era buona. Sì, forse Ilari lo teneva in gioco. Ma nel complesso, Ania, com'è stata la partita? Non è che ci siamo divertiti da morire. No, di emozioni ce ne sono state ben poche, diciamo anche che è stata una gara molto diversa insomma da quelle che avevamo visto al Bonolis sia contro l'Avellino sia contro il Catanzaro. È chiaro che quando poi si va in trasferta non è così semplice cercare sempre di tenere palla e provare a fare manovra in prima battuta. Il Teramo c'è riuscito poco quest'oggi, la Cavese è stata brava a attaccare comunque con tanti uomini, è stata furba secondo me anche la mossa di Campilongo di un po' copiare Tedino, perché da una parte c'era un centrocampista in attacco che è Bombagi e dall'altra c'era Boulevardi che è un centrocampista ma era in attacco quest'oggi, quindi, ed era anche Boulevardi che andava spesso un po' a sporcare i portatori di palla del Teramo. Ha fatto una buona gara Alex Pescara e Teramo, quindi qualche difficoltà dal punto di vista della manovra anche per questo motivo c'è stata. Forse nel primo tempo dal punto di vista del possesso il Teramo ha fatto un pochino di più, nel secondo tempo ci sono state qualche occasione invece sempre per il Teramo rispetto alla prima frazione, però poi la Cavese è stata brava a sfruttare gli sviluppi di un calcio d'angolo concretizzando insomma con il colpo di testa di Matino. Tra l'altro poi ha avuto anche un'altra occasione la Cavese con Sainz Maza, è stato bravo Tomei che era stato anche prezioso sul finire del primo tempo, insomma è stata un po' una gara sporca come spesso succede soprattutto quando incontri squadre che si devono salvare, anche se la Cavese adesso a ben guardare in zona playoff con questo successo. Però è una formazione che comunque aveva battuto ad inizio del girone di ritorno, ad inizio 2020 anzi, la Regina, poi la Vibonese, aveva questo KO di domenica scorsa contro il Picerno a Potenza, ma si è riscattata quest'oggi, quindi comunque è una formazione non dalle grandi individualità, però ha una buona organizzazione di gioco e anche quest'oggi secondo me si è vista, non ci sono particolari elementi che spiccano, però di insieme è una squadra che effettivamente può riuscire a mettere la musa in ruolo anche a formazioni un po' più quotate dal punto di vista tecnico come il Teramo. Viero quest'oggi, che era stato preferito ad Arrigone, un po' qualche difficoltà l'ha avuta proprio perché anche lo andavano sempre a fronteggiare quando prendeva il pallone, lo faceva Boulevardi, lo faceva anche un po' il centrocampo della Cavese, è stato sostituito secondo me anche perché era stato ammonito nel primo tempo, quindi onde evitare pericoli, insomma Tedino ha preferito toglierlo. Però d'insieme insomma non è stata una prova sulla scia delle ultime, ecco, qualcosa è mancato, come spesso purtroppo è mancato in trasferta quest'anno il Teramo, quando insomma ci vuole quel qualcosa in più, ecco, lontano dalle mura amiche per provare a vincere. Era partito bene l'anno con la vittoria contro la Sicula Leonzio, in trasferta a Lentini, e oggi questo stop, la posizione rimane in classifica, rimane intatta, però ci sono un po' alcune dinamiche che in trasferta si ripropongono, ecco, che si erano già viste nella prima metà di campionato. Piacentini
è uscito per... Per un colpo in testa, si è scontrato con Cancellotti, probabilmente lì c'è stata, o non si sono sentiti o sono andati in due sullo stesso pallone e si sono dati una capocciata a vicenda, e ha avuto la peggio Piacentini, che poi è dovuto uscire. Non credo che ci saranno grandi problemi, ecco, in vista della prossima gara. Però è stato anche questo un cambio per certi versi, questo è stato un cambio obbligato, per certi versi quello di Viero è stata una valutazione del tecnico, poi sono entrati anche Mungo, Kappa, Berligea, però si è prodotto poco, cioè l'ultima vera occasione è stata questa qui, questo tiro a giro di Bombaggi, però è un'azione individuale. Io penso che Bombaggi, se l'avessero messo fuori dal terreno di gioco, a tirare in porta, avrebbe centrato la porta anche da sopra un albero, perché veramente la prende da dovunque. Intanto, incredibile, davvero una notizia che ci lascia basiti, arrivata qualche minuto fa la conferma, la morte di Kobe Bryant in un incidente in elicottero a 42 anni, eccolo qua la notizia riportata da Ansa Sport a Calabasas in California, leggiamo anche un po' la notizia, la star della NBA Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero in California, nella contea di Los Angeles, secondo quanto riporta TMZ, a bordo del suo elicottero c'erano almeno altre tre persone oltre al pilota, tutti i passeggeri sarebbero morti, il velivolo ha preso fuoco una volta precipitato, inutili soccorsi, la moglie Vanessa non sarebbe tra le vittime, noi durante il servizio, insomma, siamo rimasti veramente sgomenti per questa incredibile notizia. Kobe Bryant è morto, ecco qua, Gazzetta.it, fatale un incidente in elicottero, leggenda NBA, muore a 41 anni. Va bene, noi siamo davvero in chiusura, vediamo il prossimo turno di Serie C, ovviamente con il Teramo che ha sulla carta un impegno non complicatissimo, Teramo Rende, peraltro in settimana si chiude anche il calciomercato dei professionisti, vedremo se e chi arriverà, Martignago nemmeno oggi convocato, quindi in odore di partenza, chiaro che si deve concretizzare, perché di squadre interessate ce ne sono a quanto pare da tempo, però evidentemente qualcosa è mancato, perché la partenza effettivamente ancora non c'è stata, quindi forse accordo effettivo non c'è mai stato, evidentemente. C'è secondo me da considerare anche una volontà di provare a monetizzare la cessione da parte del Teramo, che evidentemente mal si sposa in questo momento con la partenza, perché effettivamente è ancora a Teramo, anche se non compariva nell'elenco dei convocati, neanche come non convocato, come se avesse subito una sorta di processo di sublimazione, sì. No? Passare dallo stato solido allo stato gassoso. Quindi bisognerà vedere appunto se entro venerdì riuscirà effettivamente a concretizzarsi la partenza di Martignago. E secondo me non è così scontato effettivamente un movimento in entrata. È chiaro che si proverà a farlo fino alla fine. Mokulu è andato a Ravenna, che era una delle ultime ipotesi per rinforzare il reparto avanzato. Sicuramente i direttori stanno valutando altro, entro venerdì insomma vedremo se combaceranno la partenza di Martignago e l'eventuale nuovo arrivo in attacco. Va bene, noi siamo davvero in chiusura, grazie Ania per essere stata con noi, grazie a Marco Pomante, grazie Marco, in bocca al lupo ovviamente per questo cammino, noi insomma incrociamo le dita per quanto ci riguarda da abruzzesi, grazie ad Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao e buona serata a tutti. Grazie per essere stato con noi, grazie a tutta la squadra di TV6, a partire da Maurizio Daguin in regia, ma a tutti i ragazzi davvero che sono tanti e lavorano sempre alacremente. Noi ci vediamo domenica prossima, sempre in diretta alle 19.30 su TV6, canale 14 e anche 514, qualora lo vogliate, in alta definizione. Buona serata.